Per noi il mercato americano è un mercato in espansione, cioè in questo momento non abbiamo una presenza tale da poter dire di essere presentissimo, però è un mercato sul quale puntiamo molto per il futuro. Abbiamo iniziato anche un Former USA, abbiamo un ufficio lì a New York. Abbiamo iniziato a creare dei partnership con delle showroom molto importanti e strategiche nelle varie città più grandi. Un mercato che va sviluppato del tutto in questo momento. Noi lavoriamo con i materiali apposta per il mercato statunitense, abbiamo fatto listini in dollari, lavoriamo molto bene da quel punto di vista e adesso per l'anno prossimo diventa anche un mercato di punto. Mercato di punto dal punto di vista investimento aziendale, che ci sarà comunicazione, continuiamo lo sviluppo nel cercare dei partner nuovi, in città che in questo momento sono ancora scoperti e puntiamo molto su architetti e designer, perché avendo prodotti e tanti sistemi, sono alla fine gli architetti e designer che riescono a creare delle soluzioni che sono speciali. Perché ci sono tante aziende che hanno prodotti, noi abbiamo qualcosa di più, noi abbiamo dei sistemi con i quali si possono creare delle situazioni e delle soluzioni che nessun altro può avere in questo momento. In questo momento è presente nella voce export, però di peso non è per niente vicino al potenziale. Come dicevo prima, è una situazione, è un mercato che per noi è un mercato di punto per sviluppo per il futuro, quindi noi speriamo che se ci poni quella domanda fra un anno o 2 anni, riusciamo a dire è un mercato decisamente importante per la Anzi, voce in siamo export. Sì, sicuro che diventerà sì. sicuramente, se non il primo, uno dei mercati sul podio per Forna, per Sì. cui ci crediamo molto e ci stiamo puntando molto. Sicuramente bisogna essere a New York, che è un po' il centro degli Stati Uniti, il centro del mondo da questo punto di vista. Poi sicuramente le grandi città che hanno una mentalità più europea, visto che il nostro prodotto è un prodotto che è un prodotto molto di nicchia per il mercato americano, che ha gusti diversi normalmente, specialmente nelle piccole città, nelle campagne, insomma nella provincia. Per cui le aree più ricettive sono sicuramente New York, Boston, Philadelphia, quella zona lì, Washington. La Florida, il Texas con Dallas, Austin, San Antonio e la costa ovest con la California. Ma noi da questa esperienza, in primis speriamo che abbiamo dato delle informazioni a questi architetti e designer che non avevano prima, che vedono un prodotto che non hanno mai visto prima, o almeno non hanno mai visto prima, usato in questo contesto. E quello che noi speriamo che esce da questa esperienza è che loro arrivano con delle idee innovative sull'utilizzo di questi prodotti che poi riescono anche a applicare. Uno dei nostri sogni è trovare un architetto, un designer o un developer che vorrebbe fare un progetto con il concetto di dividere gli spazi con gli armadi invece di usarli solo come mobili normali. Quindi questa, se è una cosa che può nascere da questo progetto, saremo le persone più felici al mondo. Altrimenti credo che comunque è stato estremamente positivo anche dalle loro reazioni il fatto che hanno visto qualcosa di nuovo e di innovativo.